Siamo qui oggi in questa giornata per presentare un progetto distrettuale del Distretto 2100 e un progetto che riguarda lo spreco alimentare, una tematica fortemente sentita e necessariamente da dover condividere con le giovanissime generazioni. Siamo contenti di essere presenti sul territorio, non solo perché entriamo nelle scuole, ma perché lavoriamo in sinergia anche con le amministrazioni comunali. Quindi questa mattina i ragazzi dei due istituti comprensivi del territorio presenteremo una formazione, una brevissima formazione su quello che è lo spreco e quelli che sono i problemi a cui probabilmente di qui a non moltissimo andremo incontro. E, entrando nelle scuole, entreremo nelle case di tutte le famiglie del territorio e così sicuramente riusciremo a dare un segno della nostra presenza e una formazione utile per tutte le persone della Valle dell'Irno. Questa mattina qui comincia, nella città di Fisciano, comincia il progetto appunto Spreco Alimentare, voluto fortemente dalla Rotary Italia, e quindi il nostro distretto ha aderito, pienamente. Qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere? Si vuole raggiungere l'obiettivo di, sprecare meno, e per poter fare questo bisogna, inculcare e preparare le giovani generazioni, perché partendo dai ragazzi che saranno gli adulti di domani possiamo avere uno spreco non localizzato o temporaneamente fissato in questo momento, ma per l'avvenire e per le nuove generazioni. Il progetto parte dalla considerazione che lo spreco alimentare è un fenomeno universale, perché investe tutto il mondo, sia le popolazioni sviluppate come l'Italia, come appunto i paesi civilizzati, perché consumiamo troppo in quanto compriamo troppo in quanto c'è maggiore disponibilità di alimenti. Ma, cosa assurda o paradossale, anche i paesi in via di sviluppo sprecano percentualmente come i paesi sviluppati, in quanto quel poco che producono e riescono a produrre non è ben conservato in quanto manca la tecnologia di conservazione, cioè i frighi, i frigoriferi, le celle frigorifere, lo stoccaggio che può avvenire nei grandi magazzini. Ecco perché risparmiare significa dare una mano all'ambiente, in quanto questi alimenti, per poterli produrre, c'è bisogno di tante materie prime, quindi di tante risorse. Ma poi, quando le compriamo in eccesso e li sprechiamo per scadenza o perché non viene consumata proprio per l'eccesso, dobbiamo spendere altri soldi per smaltirli e quindi facciamo ancora un danno al nostro ambiente. Grazie. È quello dello spreco alimentare, un problema che ci riguarda da vicino, che riguarda tutti, riguarda l'intera filiera, dalla produzione, al consumo. Addirittura si stima che circa il 50% delle derrate prodotte in realtà non giungano, sulle tavole dei consumatori. E quindi abbiamo accolto con grande favore l'iniziativa promossa dal Rotary Club, dei due principati, in modo particolare ringraziamo dunque la presidente Renda con, il delegato il dottore Orsi, e la dottoressa Sorgente, che quest'oggi, parleranno ai ragazzi di questa, di questo problema così avvertito. In realtà, davvero siamo tutti consumatori non sempre innocenti. Siamo chiamati allora a sostenere questa importante battaglia, che è quella contro lo spreco alimentare. L'amministrazione comunale promuoverà anche insieme ad altre istituzioni, con la Fisciano Sviluppo presente oggi e per cui ringrazio anche il direttore, l'amico Andrea Pirone. Dicevo, promuoverà momenti e occasioni di sensibilizzazione della popolazione rispetto a questa importante sfida che riguarda, ripeto, tutti e ciascuno di noi. Un grazie alle dirigenti, Melillo e Casadio, per aver permesso ai studenti, ai ragazzi delle nostre quinte elementari di essere presenti questa mattina. Educare i giovani significa, promuovere sicuramente iniziative per un futuro migliore. Grazie.
Un ulteriore evento promosso dalla città di Fisciano con la collaborazione stavolta del Rotary dei due principati della Valle dell'Irno e con la collaborazione degli istituti comprensivi, dei due istituti comprensivi sul territorio. Anche stavolta un argomento, una tematica molto attuale per noi adulti e anche per le nuove giovani generazioni. Diciamo che la tematica dello spreco alimentare è un anello, diciamo, di una lunghissima catena di atteggiamenti errati che nella società di oggi si effettuano tutti contro la sostenibilità ambientale. Una tematica, quella dello spreco, ma anche più in generale la tematica ambientale, molto affrontata all'interno delle scuole. Però stamattina, come in tante altre occasioni, trovo che sia proficua la voce di esperti nel settore che possano affrontare la tematica in maniera più specifica e anche più attuale, in maniera più attuale ed aggiornata. La scuola poi giustamente farà il resto ed è anche un'occasione per invitare questi giovani a formarsi, ad avere atteggiamenti più corretti e responsabili, in modo tale da essere protagonisti della società del domani, ma anche esempio per noi di generazioni passate che abbiamo, tutto sommato dobbiamo riconoscerlo, assunto nel tempo degli atteggiamenti che sono contrari, contrarissimi ad un mondo, diciamo, pulito, migliore, e quindi abbiamo dato a loro un impegno gravoso di miglioramento di questo nostro mondo, di questa nostra società. Allora, questa mattina siamo qui per parlare, per riflettere, per sensibilizzare i bambini su un tema molto molto importante, che è quello dello spreco alimentare. Quindi con il patrocinio del comune di Fisciano e con la collaborazione della Rotary della zona, appunto, della Valle dell'Irno, si è pensato di affrontare questo argomento. Io sono molto soddisfatta e contenta, ho voluto qui i bambini delle classi della scuola primaria terminale, cioè di quarta e quinta, perché penso e ritengo che queste tematiche che riguardano appunto lo spreco alimentare, ma la filiera proprio alimentare, le problematiche anche legate alle nuove culture, allo sfruttamento dei terreni e quindi comunque alla tematica ambientale, siano tematiche molto importanti e che vanno trattate in termini educativi nelle scuole, e penso che appunto noi come scuola ci impegniamo tanto su questo fronte, ed era proprio un'occasione, quella di questa mattina è proprio un'occasione per poter affrontare insieme anche all'altra scuola, ai bambini dell'altra scuola qui del comune di Fisciano, cioè al Decaro, questo momento di riflessione in cui sarà raccontato anche ai bambini che cos'è lo spreco alimentare e cosa fare per evitarlo nella quotidianità. Cioè loro da piccoli devono imparare devono imparare le buone abitudini e devono avere queste sensibilità per tematiche quali sono appunto tutte quelle che ruotano intorno alla salvaguardia del nostro pianeta in senso più ampio e più grande, perché anche lo spreco alimentare si muove anche in questa direzione, oltre al fatto che ha grandi differenze tra parti del mondo, nord-sud del mondo, quindi chiaramente c'è, come dire, una parte in questo mondo globale, una parte che spreca, invece un'altra parte che soffre molto, no? Di fame, proprio di risorse, anche di assenza di risorse minime. Quindi io, come al solito, partecipo come scuola, come rappresentante della mia scuola, con grande piacere a tutte le iniziative che si muovono in questa direzione. E oggi siamo qui nel comune di Fisciano come rappresentante, sono qui del mio club, per quanto riguarda ovviamente gli aspetti progettuali. Oggi parleremo dello spreco alimentare, che quest'anno è la prima edizione che faremo su questo argomento, ovviamente con l'auspicio che nei prossimi anni si possa diffondere sempre di più questo argomento, che a oggi è molto importante, perché come Stato, come Europa, siamo tra i primi ad avere un grandissimo spreco alimentare, e quindi dobbiamo lavorare a livello sociale, partendo dalle scuole,
quindi dai più piccoli, per poter cercare di diminuire sempre di più queste percentuali che sono molto ma molto importanti. Pensate che nelle nostre case sprechiamo, vi faccio un esempio, su 3 pesci che compriamo, 2 li consumiamo e 1 lo buttiamo, quindi abbiamo una percentuale del 35% di spreco alimentare all'interno delle nostre case. Dobbiamo assolutamente lavorare con i più piccoli affinché le future generazioni possano diminuire questa percentuale sempre di più.